Ciao a tutti e tutte, io sono Marzia Ippolito, una militante di Sinistra Classe Rivoluzione, la sezione italiana della Tendenza Marxista Internazionale. E con questo video approfondiremo la situazione oggi in corso negli Stati Uniti d'America, che sono indubbiamente il paese più colpito dall'emergenza sanitaria del coronavirus. L'esplosione della pandemia ha fatto emergere anche negli Stati Uniti, nel modo più crudo possibile, la natura brutale di questo sistema economico. Nel giro di qualche settimana, per milioni di persone, è diventato chiaro che il profitto in questo sistema venga prima della salute e che gli interessi dei padroni siano più importanti rispetto a quelli, dei lavoratori. L'epidemia sta scoppiando in un paese che già da qualche anno è attraversato da profonde contraddizioni. L'elezione di Trump, infatti, può essere letta come il detonatore del risveglio della coscienza di classe e ha posto fine a qualsiasi illusione sul sogno americano. Le imponenti mobilitazioni dei Black Lives Matter, ma anche le mobilitazioni sui diritti civili e le manifestazioni in difesa dei diritti delle donne, sono il retroterra fondamentale per capire quello che oggi sta succedendo negli USA. Le grandi multinazionali e il governo americano hanno utilizzato ogni arma in loro possesso per evitare il lockdown, che però alla fine è stato imposto dai lavoratori con un'ondata di scioperi che nella storia americana ha un solo paragone, ovvero gli anni 30. Il grave ritardo con cui sono state applicate però le misure di contenimento del virus ad oggi, 15 maggio, ha causato già 80.000 morti. Alcuni di questi sono stati messi nelle fosse comuni di Art Island, che è l'isola di fronte al Bronx, dove seppellirono i morti dell'epidemia dell'influenza spagnola. Nonostante la gravità della situazione, Trump, che già aveva dichiarato, senza poi riuscirci, di voler nuovamente riaprire il paese subito dopo Pasqua, è tornato nuovamente all'attacco, sostenendo che gli Stati Uniti devono tornare alla normalità. Alla sua voce poi si sommano in coro le dichiarazioni ciniche di altri miliardari. Qualche giorno fa, su Bloomberg, uno di questi voraci uomini di affari, un tale Tom Golisano, diceva che i danni di tenere l'economia chiusa possono essere peggiori che perdere proprie persone. Ho una grande preoccupazione che se le aziende continuano a seguire questa strada, molte dovranno piegarsi. L'11 maggio, nella stragrande maggioranza degli stati, sono state allentate le restrizioni, aprendo le aziende e tornando alla vita sociale. Questo, secondo alcuni studi, potrebbe far aumentare i morti del 70%, passando dagli attuali 1.750 morti al giorno a 3.000 morti al giorno entro il 1° di giugno. Lo scenario peggiore è quello che viene fatto dal CDC, ovvero il Centro Governativo per la Prevenzione e per il Controllo delle Malattie, che stima che senza un intervento significativo potrebbero essere infettati dalle 160 alle 214 milioni di persone e potrebbero morire dalle 200.000 a 1.700.000 persone. Trump è un cinico al servizio del grande capitale. È il primo a conoscere le conseguenze di un prematuro passaggio alla fase 2, tant'è che ha dichiarato che non possiamo tenere chiuso il paese. E alcuni potranno essere colpiti duramente, lui ha risposto sì, ma dobbiamo necessariamente aprire il paese presto. I soli a ringraziare sono i grandi gruppi industriali, a partire da Jeff Bezos, che è l'amministratore delegato di Amazon, che solo in queste settimane di crisi sanitaria ha aumentato i suoi profitti personali di 24 miliardi di dollari. E mentre lui ingrassava, nelle stesse settimane, più di 33 milioni di americani hanno fatto richiesta del sussidio di disoccupazione. È il peggior dato mai registrato e simile solo a quello della Grande Depressione degli anni 30. Molti di questi lavoratori, finito il sussidio, entreranno nell'esercito dei disoccupati. E se a febbraio il tasso reale di disoccupazione era pari al 3,5%, ad aprile è schizzato al 16%, e secondo la Federal Reserve Bank of Chicago, il tasso di disoccupazione potrebbe cadere tra il 25,1 e il 34,6% della forza lavoro. Da questa parte dell'oceano si è molto parlato delle misure economiche approvate dal governo americano per far fronte a questa crisi sanitaria. I 2.000 miliardi di dollari stanziati da Trump sono stati infatti spesso utilizzati come prova del fatto che l'Unione Europea non stesse facendo abbastanza, cosa giustissima peraltro.
Però se andiamo a vedere per cosa sono stati utilizzati questi soldi, ci renderemo conto che sia Trump che la Lagarde stanno cantando la stessa canzone. La maggior parte di questi finanziamenti non sono nulla se non delle regalie ai grandi gruppi industriali, prestiti a tasso zero e ovviamente cassa integrazione. Per essere precisi, negli Stati Uniti d'America, del totale della manovra di 2.000 miliardi di dollari, solo 300 miliardi sono stati utilizzati per finanziare gli americani con redditi fino a 75 mila dollari l'anno. Diventano 600 miliardi se aggiungiamo anche la cassa integrazione. Si è trattato dello stanziamento di 1.200 dollari una tantum, che in molti casi è a malapena sufficiente per pagare l'affitto. Si pensi infatti che sia nelle grandi città, ma anche nei centri universitari, un monolocale costa in media 1.100 dollari al mese. Un'altra parte dei finanziamenti per questa manovra economica, si parla di un misero 9%, sono andati ai servizi pubblici e di questi una parte ancora più misera sono andati agli ospedali. Infatti, il governo degli Stati Uniti non gestisce il sistema ospedaliero e i soldi che vengono stanziati per le spese sanitarie coprono solamente l'assicurazione pubblica sotto forma di Medicare per gli anziani e di Medicaid per i più poveri. Non è un caso che più di 30 milioni di persone oggi negli Stati Uniti non hanno un'assicurazione sanitaria e il 60% di questi va letteralmente in bancarotta proprio a causa delle spese mediche. Diventano 87 milioni se a questi aggiungiamo anche, le persone che hanno un'assicurazione minima. Durante l'emergenza da coronavirus, il problema delle spese sanitarie è aumentato notevolmente. Si pensi infatti che solamente per potersi curare da questo virus, una persona sprovvista di assicurazione può dover pagare fino a 35.000 dollari. E non essendo finanziati dallo Stato, gli ospedali, chiaramente quelli che non chiudono, sono spinti a dover trovare denaro da assicuratori commerciali. La maggior parte sono centri specialistici o ospedali privati, il che significa che possono rifiutarsi di curare persone non coperte da un'assicurazione. Il caso del 17enne che in California è stato lasciato morire perché non coperto da un'assicurazione si somma alle 45.000 persone che in tempi normali muoiono nel paese più ricco del pianeta. A inizio di maggio in Massachusetts un comitato di infermieri ha messo a disposizione i soldi del proprio sindacato per far fronte a tutta una serie di carenze di dispositivi medici, ha aperto dei reparti ospedalieri che erano stati dismessi per poter curare proprio le persone affette dal coronavirus. Questo è un caso palese e pratico di cosa significhi il controllo operaio. La carenza di presidi ospedalieri ha poi portato in queste settimane di pandemia l'Alabama per prima e poi seguita da altri 25 stati a approvare tutta una serie di linee guida che permettono di non fornire un respiratore ai malati cronici o alle persone affette da coronavirus preferendo altri malati. E di fronte a questa situazione emergenziale, Trump dice di non preoccuparsi, ma anzi fa di peggio, tanto da arrivare a suggerire di iniettarsi del disinfettante nelle vene. Il primo caso di coronavirus fu scoperto a Washington il 23 di gennaio e si è dovuto aspettare ben 2 mesi prima che il governo si decidesse a prendere delle misure. Come in altri paesi nel mondo, tra cui anche l'Italia, il lockdown negli Stati Uniti è stato imposto dalla lotta di classe messa in campo dai lavoratori. E le misure di contenimento che sono state adottate in tutti i paesi non sono nulla se non la dimostrazione della paura che ha la classe dominante quando i lavoratori si organizzano. Sulla natura delle rivendicazioni, sui coordinamenti che iniziano a costituirsi e ad avere una certa influenza, diremo a breve, per ora basti segnalare che la classe operaia americana ha dimostrato di essersi risvegliata ben prima dello scoppio della pandemia. Dal 2017 al 2019, infatti, gli scioperi sono aumentati del 257% e questi includono anche 40 giorni di sciopero alla General Motors, alla fine dei quali i lavoratori hanno ottenuto un aumento del loro salario. La maggior parte di questi scioperi sono spontanei, non organizzati dai sindacati, che in molti casi, come la AFL-CIO,
hanno strutturalmente introiettato la logica padronale. Non è un caso che i lavoratori iscritti al sindacato negli Stati Uniti siano un'esigua minoranza. Solamente il 10% della forza lavoro, infatti, è iscritta ad un sindacato. E se consideriamo solamente il settore privato, ci renderemo conto che ben il 94% dei lavoratori non è iscritto al sindacato. Trotsky diceva che un ombrello bucato è particolarmente inutile proprio durante una tempesta, cioè quando più se ne ha bisogno. E similmente potremmo dire che i vertici sindacali americani sono proprio come un ombrello bucato. Le principali richieste dei lavoratori prima della pandemia riguardavano aumenti salariali. Infatti, nonostante i tassi di occupazione negli Stati Uniti siano costantemente aumentati per 101 mesi consecutivi, i salari sono fermi al palo e il potere di acquisto di un lavoratore americano oggi è lo stesso di 40 anni fa. Negli ultimi 30 anni, l'1% più ricco ha visto crescere la propria ricchezza di 21 mila miliardi di dollari, mentre il 50% più povero ha visto scendere il proprio reddito di 900 miliardi. E con lo scoppio della pandemia, a queste richieste di aumenti salariali si sono poi aggiunte altre rivendicazioni, in primo luogo legate al diritto alla salute. Gli scioperi che ci sono stati hanno coinvolto la maggioranza dei settori economici e i primi a mobilitarsi sono stati i metalmeccanici di alcune delle più grandi industrie degli Stati Uniti. Parlo appunto dei metalmeccanici della Ford, della General Motors e della Chrysler, che a fine di marzo hanno organizzato uno sciopero selvaggio dopo che i sindacati si erano dimostrati incapaci di agire per garantire le protezioni adeguate. Alla onda, alcuni lavoratori non sindacalizzati hanno spinto la direzione aziendale allo stop della produzione, ottenendo che venisse data loro la piena paga. Altri scioperi poi ci sono stati a Detroit, dove alcuni conducenti di autobus hanno spinto l'azienda a fornire ai lavoratori protezione e garanzie per la loro salute. Oltre ai metalmeccanici, un'altra delle categorie del mondo del lavoro che ha dimostrato una certa combattività in questi anni è sicuramente quella degli insegnanti, una rabbia che si è espressa anche agli inizi dello scoppio dell'emergenza sanitaria. Le scuole, infatti, non sono state chiuse per la volontà di qualche sindaco progressista, ma per l'azione di questi lavoratori. E il caso più emblematico delle dinamiche di lotta di questo settore è sicuramente quello che è avvenuto nelle scuole di New York. In questi istituti il sindacato, ovvero lo UFT, prima ha incitato il sindaco a chiudere le scuole e di fronte ad un nulla di fatto ha chiesto ai lavoratori di bombardare i suoi tweet o di commentare i suoi post su Facebook. Questa è la palese dimostrazione di come il sindacato abbia dimenticato come si lotta. E di fronte all'ostilità del sindacato, che per di più si è rifatto ad una legge reazionaria che vieta negli Stati Uniti ai dipendenti pubblici di poter scioperare, ovvero la legge Taylor, gli insegnanti si sono organizzati da soli. Il 70% degli insegnanti di New York si è dato malato e di fronte a questo, lo stesso giorno, il sindaco De Blasio si è visto costretto a chiudere le scuole. La cosa interessante di queste mobilitazioni è che le rivendicazioni degli insegnanti non si sono limitate solamente a chiedere la chiusura delle scuole, ma hanno chiesto molto di più, tra cui la fornitura di rifugi pubblici temporanei, rendere il cibo disponibile per coloro che dipendono dai pasti della scuola pubblica, congelare gli affitti, estendere la moratoria sugli sfratti, fornire internet gratuito per tutti gli studenti e rendere i test COVID disponibili e gratuiti per tutti. Queste rivendicazioni dimostrano che i lavoratori sono altamente coscienti di cosa significa vivere oggi in questo sistema economico. Un sistema che nella sola New York City vede la presenza di 114.000 bambini senza tetto a fronte di 250.000 appartamenti di lusso disabitati. Un passaggio qualitativo della lotta poi è sicuramente rappresentato dallo scontro che si sta combattendo in Amazon. I lavoratori di questa azienda in poche settimane hanno scioperato, organizzato un comitato di lotta autonomo e creato dei coordinamenti che progressivamente stanno vedendo l'adesione anche di lavoratori di altre aziende. I profitti, infatti, che Amazon si è garantita in questi anni derivano direttamente dalle condizioni imposte ai lavoratori e fatte di paghe minime e di lavoro precario.
A seguito della contrazione del virus di centinaia di dipendenti nei magazzini del Queens, di New York, in Colorado, in Indiana, i lavoratori di Amazon hanno chiesto degli aumenti salariali, delle protezioni e delle misure adeguate atte a ridurre la diffusione del virus. Amazon è tra le grandi aziende che ha sempre tentato di impedire l'organizzazione dei lavoratori. E questa strategia padronale è quella che ha permesso a Jeff Bezos di poter applicare dei contratti di fame. In questi anni. E quando i lavoratori hanno iniziato a lottare, la reazione di Jeff Bezos è stato il licenziamento di uno dei principali organizzatori degli scioperi. Il licenziamento di Smalls ha spostato su un piano più alto lo scontro, e lo sciopero in protesta al licenziamento, infatti, ha galvanizzato i lavoratori anche di altri magazzini. Sono arrivati infatti messaggi di solidarietà da tutto quanto il paese. Smalls, è riuscito ad unire le forze del gruppo per i diritti dei lavoratori Amazon United con quelli di altri comitati, tra i quali Target Worker Unite, Wall Worker e Gig Worker Collective. In tutti i casi si tratta di lavoratori che hanno un basso reddito, non sindacalizzati, spesso temporanei, di alcune delle più grandi aziende degli Stati Uniti d'America. L'unione che si va formalizzando tra i lavoratori, si basa su rivendicazioni significativamente simili. Vengono infatti chieste delle protezioni sanitarie, delle mascherine, dei guanti, l'estensione della malattia e ovviamente aumenti salariali. A fine aprile, anche in Italia, si è parlato di alcune proteste, tenutesi prevalentemente nel Michigan e in altri paesi del sud degli Stati Uniti, convocate da alcuni americani contrari alle misure di lockdown. Queste azioni hanno avuto un grande risalto tra i media, nonostante fossero delle manifestazioni di gruppi sparuti di persone. Da foto e video si possono facilmente dedurre i tratti ideologici di queste proteste. Sono infatti apparse bandiere confederali, cartelli fascisti e altri simboli reazionari. Si tratta di azioni dimostrative dirette anche da Trump. E infatti non è un caso che il comitato che le ha promosse, ovvero il Michigan Conservative Coalition, è una delle organizzazioni che ha appoggiato, la campagna elettorale di Trump. Dicevano togliere il lockdown per potersi andare a tagliare i capelli, e questo è uno degli slogan delle proteste che ci sono state, e potrebbe anche essere visto come un altro dei segnali, della direzione di Trump su queste iniziative. È chiaro che Trump stia provando ad usare tutte le armi che possiede per compattare, però senza molti risultati, un settore reazionario militante che esiste da anni negli Stati Uniti, ma che ha delle basi sociali estremamente ridotte. Ma è un'arma che sta provando ad utilizzare anche per creare delle divisioni tra gli scioperanti e una fascia della popolazione che potrebbe iniziare a solidarizzare con loro. Nonostante questi mezzucci, i lavoratori però stanno iniziando a formalizzare una piattaforma unitaria e alcune forme di coordinamento, come quelle dei lavoratori di Amazon, FedEx e Instacart. Da inizio marzo ad oggi, si contano più di 190 scioperi, anche se in questo conteggio non risultano molte azioni di lotta tenutesi in settori come quello della ristorazione o della consegna a domicilio. Domino's, Target, Walmart, Whole Foods. Fare l'elenco di tutti quelli che sono stati gli scioperi organizzati solamente il 1º maggio è praticamente impossibile. È significativo però che una delle lavoratrici di Instacart, che è una grande azienda di consegna e ritiro dei generi alimentari, e anche tra le cofondatrici del Gig Worker Collective, che oggi conta 17.000 membri, abbia affermato che questo 1º maggio non è l'atto simbolico di una volta, ma è la costruzione di reti di poteri reali e vastissime. Quello che sta scuotendo il capitalismo americano, e di cui oggi chiaramente vediamo degli importanti segnali, da una parte è la potenza dei lavoratori quando lottano insieme, dall'altra invece è il palese fallimento di tutte le teorie che in questi anni si sono basate sulla scomparsa della classe operaia. Quello che piuttosto andrebbe approfondito è la storia del movimento operaio americano degli anni 30, quando la classe operaia dimostrò tutta la sua forza. Giusto per fare un esempio, sul peso degli scioperi in quegli anni, basti dire che nella sola Minneapolis, nel 1934,
Fu organizzato uno sciopero che per 3 mesi riuscì ad interrompere il traffico commerciale in entrata e in uscita, assumendo il controllo totale dell'intera città. La mancanza di sicurezze e i problemi legati al lavoro si legano poi ad altre problematiche, in primo luogo a quello della casa. Sono timidi segnali, ma in alcune città come New York e in alcuni stati come in Pennsylvania e in California stanno iniziando a essere organizzate delle campagne per il rifiuto del pagamento dell'affitto. Su questo terreno, come anche sui precedenti, va fatta chiaramente una lettura di classe. Ad aprile, in un rifugio per senza tetto a Las Vegas, è stato trovato un caso positivo al coronavirus. La soluzione individuata è stata quanto mai semplice. La polizia, armata di spray, ha disegnato dei rettangoli all'interno di un parcheggio. Hanno avuto il coraggio di disegnare dei rettangoli in un parcheggio nella capitale mondiale dell'intrattenimento, nel posto in assoluto dove si contano più stanze d'albergo per chilometro quadrato, che ovviamente erano tutte quante vuote a causa della quarantena. La situazione dei senzatetto è chiaramente quella limite di un problema che è generalizzato e che riguarda milioni di persone. Bisogna congelare il pagamento delle bollette, degli affitti e dei mutui, mettere a disposizione di tutti quelli che ne avessero bisogno una casa, espropriando senza alcuna compensazione i signori, i grandi proprietari immobiliari, quelli che fino a oggi hanno speculato sui prezzi. Al problema della casa poi si sommano anche altri problemi, tra cui la crisi alimentare. L'11% delle famiglie non riescono a soddisfare i propri bisogni alimentari. Questo nello stesso paese in cui vengono lasciate marcire montagne di tonnellate di patate, e vengono gettate ogni giorno 600 tonnellate di latte per mantenere il prezzo di questi alimenti alto. Il problema della carenza di cibo è essenzialmente legato a due aspetti: il primo ai bassi salari, il secondo alle logiche del profitto. Bisogna aumentare il salario minimo almeno a 25 dollari l'ora e nazionalizzare i settori decisivi dell'economia mettendoli sotto il controllo dei lavoratori. La povertà è la principale responsabile di molti reati. Negli Stati Uniti sono il paese con la più grande popolazione carceraria del mondo. La maggior parte di questi sono dentro per reati minori e in buona percentuale appartengono a delle minoranze etniche, in primo luogo afroamericani e latini. Le condizioni di vita di questa parte della popolazione sono misere in tempi normali e oggi in più sono anche condannate a contrarre il coronavirus. Le prigioni non sono state neanche distribuite mascherine. E il sovrappopolamento delle carceri oggi rende completamente impossibile mantenere le distanze di sicurezza. Per dare l'idea, solamente in una grandissima prigione dell'Ohio, in una città che si chiama Marion, l'80% dei carcerati ha contratto il virus. Queste sono le ragioni che hanno spinto i detenuti di molte carceri a organizzare delle rivolte, che hanno messo al centro la necessità del rispetto del diritto basilare alla salute. I prigionieri denunciano la scarsa informazione, l'assenza di mascherine, il divieto che è stato dato loro anche di farsi una banale doccia. E queste rivolte stanno scoppiando in alcune prigioni di Washington, di New York, del Kansas, ma anche in alcuni istituti correttivi. In Kansas in particolare i prigionieri hanno saccheggiato gli uffici, rotto le finestre, acceso dei piccoli incendi, per ore, prima che venisse ristabilito l'ordine. CEOs want to try to do us wrong, knowing that they got this disease going around, and they're giving it to us, and they want to sit us in here, and we can't do nothing. They won't let us take showers. They won't let us. They turned the water off. They won't let us do anything. They denying us food and stuff. So we're tired of talking. We gotta do this. Le morti da contagio sono in costante aumento nelle carceri, anche se è molto difficile fare una stima esatta, dato che le prigioni statali, che sono anche quelle più numerose, si rifiutano di dichiarare lo stato di salute dei propri prigionieri.
La fotografia che esce fuori da quanto detto finora, ci mostra un sistema economico al collasso, una polarizzazione sociale che si approfondisce e la necessità che le cose cambino. I lavoratori e le fasce più povere della popolazione americana si stanno indubbiamente radicalizzando e questo lo si capisce dalle loro rivendicazioni, dai comitati che stanno sorgendo, ma anche da alcune esperienze pratiche di controllo operaio, come il caso degli infermieri del Massachusetts di cui parlavo prima. Esiste però un ritardo che non può essere sottovalutato. Mi riferisco chiaramente all'assenza di un partito politico che sia realmente espressione della rabbia che cova all'interno della società americana. Il Partito Democratico americano è uno strumento nelle mani della borghesia, al pari di quello repubblicano, e pensare di poterlo utilizzare è una pia illusione. Del pedigree di Hillary Clinton è anche superfluo parlarne. Però ci sono stati in questi anni alcuni candidati alle primarie di questo partito su cui molti lavoratori impoveriti e molti studenti strozzati dai debiti studenteschi hanno riposto moltissime speranze. Parlo su tutti ovviamente di Bernie Sanders, che sin dalla sua prima campagna elettorale nel 2016 è riuscito a riempire palazzetti sportivi dei principali campus universitari con folle di giovani. Nel 2016, la sua capitolazione e il suo appoggio alla Clinton ha spianato la strada per la vittoria di Trump e anche oggi il suo appoggio a Biden, è quantomeno discutibile. La sua seconda capitolazione rappresenta per un largo settore di giovani e di lavoratori che in questi anni si sono radicalizzati la fine di ogni illusione nel Partito Democratico e nel suo establishment. Si tratta di uno scenario politico inedito per gli Stati Uniti, che rende concreta oggi la parola d'ordine della creazione di un partito socialista indipendente. Biden non è neanche lontanamente un progressista, era nell'amministrazione di Obama, che è quella che ha aumentato i bombardamenti in Pakistan, in Libia, in Yemen, in Iraq, quella che ha espulso un numero impressionante di immigrati dal paese, e al netto del tanto sannato Obamacare da parte dei partiti della sinistra riformista, è anche quello che ha peggiorato le condizioni sanitarie e ha aumentato del 300% il prezzo dell'insulina. Eppure, nonostante questo, anche i Democratic Socialists of America, che è un'organizzazione con una certa indipendenza ma legata a doppio filo alla macchina politica del Partito Democratico, sta esprimendo un sostegno aperto per il voto a Biden. I Democratic Socialists of America hanno sposato la logica perniciosa della riduzione del danno e anche alcuni dei loro principali esponenti, come la Ocasio-Cortez, che spesso interviene per denunciare la miseria subita dai giovani e dai lavoratori negli Stati Uniti e che più volte evidenzia le ingiustizie lampanti che esistono in questo sistema, arriva a delle conclusioni politiche che sono errate. Infatti, subito dopo la seconda capitolazione di Sanders, ha dichiarato che era necessario porsi a fianco di Biden, di votare per il Partito Democratico perché era l'unica cosa che bisognava fare per poter difendere la democrazia. Il Partito Democratico però è parte del problema, è anche parte dell'apparato statale, è quello che nella crisi del 2008 ha speso miliardi per salvare le banche, ha regalato del denaro a grandi industrie e ha aumentato di miliardi le spese militari. Il Partito Democratico americano è quello che riceve milioni di dollari in donazione da Jeff Bezos e da altri miliardari, che sono proprio le persone che in queste settimane di pandemia stanno mettendo a rischio la vita di milioni di lavoratori per salvaguardare i loro profitti. La sinistra americana dimostra di essere almeno 100 passi indietro rispetto alla coscienza dei lavoratori. Le posizioni di Jacobin Magazine, che è un giornale di riferimento della sinistra americana, sono errate nella misura in cui hanno completamente abbandonato qualsiasi prospettiva sull'abbattimento di questo sistema. Si limitano oggi, nella più grave crisi del capitalismo, a muoversi su un piano riformista e dimostrano il loro pieno appoggio a figure come Sanders o l'Ocasio-Cortez. Se le loro prospettive politiche riformiste possono creare delle illusioni, le loro proposte tattiche poi sono anche peggiori. Il Difty Break, proposto da Jacobin Magazine, prevede infatti un lavoro all'interno del Partito Democratico e questa è una posizione opportunista. È una posizione opportunista perché implica una collaborazione proprio con i responsabili dell'impoverimento dei lavoratori americani, come
con quelli che hanno votato a favore di guerre imperialiste, ma è anche una posizione disonesta perché alimenta false speranze e illusioni sulla possibilità che possano esistere delle scorciatoie. Larghi strati della società americana oggi individuano nella costruzione di un partito socialista una necessità. Lottare per la creazione di un partito di questo tipo, in grado potenzialmente di raggruppare le masse, è un'urgenza da cui dipende il futuro di milioni di giovani e di lavoratori. In questa direzione oggi si sta muovendo anche Socialist Revolution, che è la sezione nordamericana della tendenza marxista internazionale. Se volete approfondire su questi temi, leggere gli articoli e il materiale che viene prodotto, potete andare sul loro sito, che è socialistrevolution.org. Bisogna lottare per un partito indipendente della classe. E Sanders, bisogna dirlo, ha sprecato un'occasione d'oro. Avrebbe potuto rompere con i democratici per diventare il promotore di un partito del genere, ma non l'ha fatto, preferendo accodarsi all'establishment del Partito Democratico. Quanto sta avvenendo negli Stati Uniti non è semplicemente una grande stagione di lotta, ma rappresenta un cambiamento epocale che sconvolgerà profondamente gli equilibri sociali e politici negli Stati Uniti d'America. Steinbeck, che è uno tra i più famosi autori americani degli anni 30, ha scritto delle pagine splendide sulla condizione operaia vissuta in quegli anni. E in uno dei suoi più celebri romanzi, Furore, scriveva che gli occhi dei poveri riflettono con una tristezza della sconfitta il crescente furore. Nei cuori degli umili maturano i frutti del furore e si avvicina l'epoca della vendemmia. I lavoratori degli Stati Uniti oggi potrebbero essere tra i primi a raccoglierne i frutti.